Successe a Ludlow il 20 aprile 1914. Quel borgo, oggi abbandonato alle pendici delle montagne rocciose vicino al confine tra Colorado e Nuovo Messico, era abitato allora da migliaia di immigrati polacchi, greci, messicani e italiani che lavoravano nelle miniere di carbone. La Colorado Fuel and Iron, la più grande impresa del settore, apparteneva a quello che era l'uomo più ricco del mondo, John D. Rockefeller Sr., che ne aveva affidato la gestione al figlio Junior. Guadagnavano un salario da fame, pagato in buoni acquisto negli spacci che appartenevano alla stessa company. Vivevano in baracche affittate ancora dalla Colorado Fuel and Iron. Lavoravano in condizioni molto pericolose. Nel solo 1913 erano morti in 104. Quelli che sopravvivevano si ammalavano di silicosi. Scesero in sciopero nel settembre 1913. La compagnia li buttò subito fuori di casa e furono costretti a trasferirsi in un accampamento di fortuna. E lì passarono l'inverno, un inverno tremendo, tra montagne di neve. Mentre cresceva la tensione, l'azienda aveva assoldato dei mercenari dell'agenzia Baldwin Fells, incaricati di provocare i ribelli, sparando ogni tanto sulle tende. Non bastasse, gli uomini della Guardia Civile, inviati dal governatore Elias Ammons, finirono per schierarsi dalla parte della company. Sempre più in difficoltà, i minatori, guidati da un greco, Louis Tikas, cominciarono ad armarsi di vecchi fucili e revolver e scavare trincee sotto le tende per potersi difendere. Finché il 20 aprile l'ufficiale Karl Linderfeld diede l'ordine di spazzare via i minatori e il loro campo di tende. La sparatoria tra chi era armato con vecchie carabine e chi aveva blindati e mitragliatrici ultimo modello durò l'intera giornata. Il macchinista del treno sul quale veniva caricato il carbone tentò di mettersi in mezzo tra minatori e miliziani per provare a contenere lo scontro. Le donne, i vecchi e i bambini si rifugiarono terrorizzati nelle trincee, ma ogni resistenza fu inutile. Il campo fu spazzato via, le tende incendiate e il fuoco assassinò anche quelli che erano nelle buche, come topi in trappola. Un'insensata carneficina di persone che chiedevano solo un orario di 8 ore, il divieto di far lavorare i bambini e una paga decente in dollari e non in buoni. Quante furono le vittime in realtà non è mai stato del tutto accertato. Molti lavoratori erano immigrati clandestini, non censiti e senza documenti. C'è però una lapide dedicata ad alcuni dei morti, piena di italiani. Giovanni Bartolotti, che lasciò vedova la moglie Virginia, Carlo e Fidelina Costa, con i figlioletti Onofrio, Lucia e Antonio, il 22enne Francesco Rubino, i Petrucci, provenienti dal Lazio, con 4 bimbi. Il più grande, Bernardo, era morto di malattia durante l'inverno, forse broncopolmonite. Gli altri 3 furono uccisi dall'incendio. E insomma, la famiglia Rockefeller, con tutti i suoi miliardi di dollari, si sentì di colpo così esposta al disprezzo della pubblica opinione che il vecchio John D. convocò in fretta e furia il numero uno dei public relations men dell'epoca, Ivy Lee. «Cosa dobbiamo fare?» Rispose: «Mostratevi generosi, puntate sulla fondazione, fatene un'occasione di beneficenza, di cultura, di promozione dell'arte». E fu così che i Rockefeller imboccarono la strada della filantropia, che pochi anni dopo li avrebbe portati a dare vita al Museum of Modern Art, il MoMA. In conclusione, tutto rimase invariato. Le richieste degli scioperanti non vennero soddisfatte e molti lavoratori furono rimpiazzati. 408 scioperanti furono arrestati, dei quali 332 furono imputati per omicidio. 22 guardie civili, compresi 10 ufficiali, subirono la corte marziale, ma successivamente furono tutti assolti, tranne Linderfeld, che ricevette solo un'ammonizione di lieve entità.